Proseguono gli appuntamenti di oggi pomeriggio con il dialogo L'impronta umana, effetti del surriscaldamento. Dialogano Barbara Mazzolai, biologa, direttrice per la robotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Pontedera, ed Emilio Padua Schioppa, professore di ecologia all'Università Milano Bicocca e presidente della Società Italiana di Ecologia del Paesaggio. Modera Gaetano Prisciantelli, giornalista RAI. Ringraziamo inoltre la professoressa Elia De Venere, l'associazione ETRA ETS, per l'installazione artistica dal titolo Autoprocena e l'autore Nicola Genco. Cedo la parola agli ospiti, che ringraziamo per essere qui con noi. Buon ascolto. Grazie agli organizzatori dei dialoghi di Trani. Sapete che il tema di questa edizione, ventesima edizione, è sostenibilità. Di sostenibilità parleremo anche in questo appuntamento. C'è un filo che connette i diversi momenti, i diversi dialoghi, ed è quello della sostenibilità. Non è un caso che l'installazione Antropocene sia stata inaugurata davanti a noi in occasione di questo dialogo, perché Antropocene è il titolo di uno dei libri di cui parliamo, il libro del professor Emilio Padua Schioppa. Adesso cercheremo di capire che cosa intendiamo per Antropocene, perché è importante parlarne. E c'è un altro libro di cui parliamo, del libro di Barbara Mazzolai, biologa, direttore per la robotica. I libri non si giudicano per la copertina, ma devo dire che a volte le copertine si giudicano dalle copertine, ed è molto efficace, a mio parere, l'illustrazione che introduce il libro, che trovate anche in vendita, uscito per Longanesi, le foglie di questa pianta elettrici. Ed è un po' una sintesi di quello che presso l'Istituto Italiano di Tecnologia Barbara Mazzolai sta cercando di realizzare. Ormai siamo a un punto interessante, uno snodo interessante di questo processo. Cioè, io sui social l'ho buttata lì, forse l'ho sparata grossa, ho parlato di un robot che fa la fotosintesi, però non so quanto siamo lontani dalla realtà e dal reale obiettivo di questo dispositivo, di cui parleremo nell'ambito di una dinamica più forte, più grande, che è appunto quella trasformazione che è resa evidente dal surriscaldamento dell'atmosfera e da quello che significa per noi, ed è una dinamica che, secondo il consenso della scienza, è dovuta all'impronta umana, ed è questo il titolo dell'appuntamento che stiamo realizzando. Allora, professor Emilio Padua Schioppa, lei è un ecologo, quindi lei si occupa, lo chiedo a lei, visto approfitto della sua presenza, un ecologo, come definisce il suo ruolo all'interno del confronto scientifico, della costruzione del sapere? Insomma, nell'ampio mondo dell'ecologia mi sono occupato di paesaggio, di gestione quindi del territorio, fondamentalmente finalizzata a conservare la biodiversità. Quindi ho cominciato, diciamo, a fare ricerca facendo un dottorato in cui dovevo proporre un modello di gestione del territorio per un'area protetta. Un'area protetta in cui, però un'area particolare, alla periferia di Milano, il Parco Agricolo Sud Milano, sono un'area ampia, occupa un terzo circa della provincia di Milano, in cui ci sono aziende agricole, quindi ci sono persone che lavorano la terra, modificano il territorio, e chiaramente la conservazione della natura lì si fa in modo molto diverso che in un'area in cui l'uomo non è assolutamente presente o quasi. Quindi da lì ho cominciato il mio percorso scientifico e insomma nell'arco di una ventina d'anni, esplorando cose un po' diverse, però ho sempre cercato di tenere un filo fra il rapporto fra l'uomo e l'ambiente e cercare di capire qualcosa su questo. E questo è quello che poi, appunto, l'anno scorso mi ha portato a parlare di antropocene,
Sì, ecco, il titolo della scultura che la sentiamo anche, è una scultura che anche con il suono ci ricorda il tema di cui parliamo. Antropocene è un termine che è recente ma non recentissimo e che identifica una nuova fase geologica. Sì. È una fase geologica in cui questo prefisso antropo indica proprio la nostra specie e indica il ruolo della nostra specie nella creazione addirittura di un'era geologica, quindi nella pressione sulle dinamiche del nostro pianeta, che per la prima volta vede prevalere il ruolo di una singola specie, la nostra. Come si è arrivati a identificare questa dinamica e a identificare il ruolo della nostra specie dentro addirittura un'era geologica? Diciamo questo, il termine lo ha proposto al momento giusto e con la forza giusta un grande scienziato, un premio Nobel per la chimica. Proprio il fatto di essere un premio Nobel gli ha dato una forza in quello che ha detto notevole. Paradossalmente l'ho detto quasi per scherzo, in un convegno che era, misuriamo l'impronta umana dell'Olocene, cioè di quella che era l'epoca precedente all'Antropocene, lui ha detto ma forse dovremmo smetterla di parlare di Olocene perché oramai l'azione dell'uomo è talmente forte in così tanti campi, proprio per dirlo come se fosse un elenco numerato, alteriamo il clima a livello globale, alteriamo gli equilibri biologici, cioè portiamo all'estinzione specie, animali, vegetali, di funghi, eccetera, con una velocità che è dalle 100 alle 1000 volte superiore a quelle che sono il normale tasso di estinzione delle specie, tant'è che si parla di sesta estinzione di massa. Alteriamo i cicli biogeochimici dell'azoto, del fosforo e così via, alteriamo la geomorfologia, per esempio questo è un dato in cui spesso non si riflette, ma erodiamo più terra di quanto non facciano tutti i fiumi messi insieme, cioè tutto questo è talmente forte e lascia un'impronta così forte sulla terra, ha detto lui, dovremmo pensare che siamo in una nuova fase della storia della Terra. Poi tecnicamente i geologi ci hanno spiegato che il modo corretto è chiamarla un'epoca e quindi una piccola parte dell'era, eccetera, e lo ha proposto al momento giusto, cioè poco prima del 2000, quindi quando oramai la consapevolezza scientifica che questi fossero fatti in un'ipotesi era stata acquisita. E diciamo che in questo ventennio il dibattito nella scienza si è spostato non tanto se siamo nell'antropocene, bene o male siamo tutti d'accordo che ci siamo. I geologi che lo studiano ragionano quando è cominciato, quando è che lo facciamo cominciare. Ecco, su questo c'è ancora un confronto aperto, non è ancora scritta la parola fine. Spetterà un campo specifico della geologia, che è la stratigrafia, dirci qual è il momento preciso in cui questo quali comincia. Quali sono le ipotesi però? Diciamo che partendo da quella più remota nel tempo si dice l'antropocene comincia quando Homo sapiens, un'ondata di sapiens che esce dall'Africa porta all'estinzione negli altri continenti i grandi mammiferi, quindi comincia a cambiare radicalmente la terra. In Europa scompare la steppa fredda, cioè la scomparsa dei mammut e dei grandi mammiferi come loro favorisce la ricrescita delle foreste, quindi cambia proprio il paesaggio europeo. Per altri l'antropocene comincia quando inventiamo l'agricoltura e la domesticazione degli animali. Poi altri e lì poi ci sono sottomomenti diversi, per alcuni in modo particolare con la coltivazione del riso, per altri insomma ci sono ipotesi diverse, perché vorrei ricordare, per poter stabilire un passaggio di epoca geologica abbiamo bisogno di una traccia stratigrafica uniforme, e quindi ciascuna di queste cose ha lasciato un segno. La discussione è ma qual è quello veramente distintivo. Per altri ancora è quando abbiamo scoperto gli europei invadono l'America, 1492, questo porta a una conseguenza globale, un cambiamento nel mondo biologico globale, un cambiamento nelle economie che per la prima volta sono collegate in tutto il mondo
inizialmente a parte solo l'Australia, ma poi dopo poco anche con l'Australia, per altre ancora con l'inizio della rivoluzione industriale, e infine qualcun altro suggerisce di considerare l'inizio dell'antropocene con la metà del XX secolo, quando effettivamente l'impatto dell'uomo si sente su tutta la Terra, la traccia stratigrafica sarebbe individuabile nei residui dei fallout nucleari che si sono diffusi su tutto il continente e lasciano una traccia chiara. A me piace molto. A partire dagli esperimenti nucleari. Sì, a partire dagli esperimenti nucleari, diciamo, fra gli anni 40 e gli anni 50 sono stati fatti una serie di esperimenti, e quindi si trova qualche anno dopo una traccia chiara in giro per il mondo di queste azioni. A me piace molto questa ipotesi della grande accelerazione, però non è il problema, cioè è un problema scientificamente affascinante, ma non è la cosa più importante di tutto. Ripeto, la cosa importante su cui dobbiamo riflettere è che oggi noi abbiamo quello che stiamo facendo, stiamo cambiando tutti gli equilibri, e quindi dobbiamo ragionare cosa significa questa cosa, poi capire quando è cominciato veramente questa cosa, vederlo. Io suggerisco di vederlo come se fosse un film, quindi la fine del film la capiamo solo se abbiamo visto l'inizio e se c'è stata una sequenza di azioni, e queste azioni sono tutte in sequenza una con l'altra, eccetera. Questo forse aiuta di più. Il titolo del libro di Barbara Mazzolai è Il futuro raccontato dalle piante. Le piante ci dicono qualcosa sicuramente su queste dinamiche, perché le fasi storiche che ci ha descritto adesso il professor Padoa Schioppa riguardano il rapporto della nostra specie con, per esempio, le altre specie viventi, con le specie animali, ma anche con le piante. Lei ricostruisce soprattutto il rapporto delle piante con il pianeta e poi successivamente il rapporto della nostra specie con le piante. È molto significativo, siamo in Puglia, pensare alla xylella fastidiosa, a una strage di una specie che vediamo segna il nostro territorio, ma anche il palco su cui ci troviamo in questo momento. Siamo abituati a vedere questa pianta dappertutto, e invece la cronaca di questa tragedia ci suggerisce che forse, guardando al futuro, dobbiamo iniziare anche a ipotizzare, a pensare a una Puglia senza questa compagna della nostra specie, della nostra civiltà. E il suo libro insegna che quando perdiamo un albero non perdiamo solamente un tronco, le sue foglie, ma perdiamo un universo. Che tipo di cambiamento, dal suo punto di vista, sta rappresentando la xylella fastidiosa per il nostro paesaggio, per questa porzione di territorio? Buonasera innanzitutto. Ovviamente sì. Adesso proviamo ad accendere il microfono centrale. Proviamo. Sì, posto. Sì. Funziona. Buonasera. Sì, allora questo è un punto chiave, cioè pensare agli alberi non come un unico e un singolo organismo, ma in realtà le piante da sempre, fin dai primi momenti in cui hanno colonizzato la terraferma, quindi parliamo di circa 450-470 milioni di anni fa, hanno stabilito immediatamente delle relazioni con altri organismi, perché passavano da un ambiente, diciamo, ottimale, no? Che era quello acquatico, in cui avevano risorse, non avevano il problema della gravità perché erano in acqua, erano relativamente anche protette dalle radiazioni, passano sulla terraferma, ovviamente non per volontà, per tutta una serie di cambiamenti sia climatici ma anche mutazioni nelle piante stesse, che favoriscono poi la colonizzazione della terraferma. Però si ritrovano in un ambiente ostile, no? Perché
si trovano a dover affrontare il problema della gravità, quindi crescere, no, con un ambiente come questo, a dover cercare delle risorse nel terreno, ma loro non avevano radici, un apparato radicale sviluppato, no? Quindi si ritrovano veramente ad affrontare una situazione ostile, quindi da subito stabiliscono delle alleanze. Storicamente proprio con i funghi, no? Perché i funghi, quello che noi vediamo tipicamente, poi ce ne sono tanti ovviamente, ma quello che vediamo ad esempio nel bosco del fungo è la parte fruttifera, cioè quello che rilascia le spore, però poi sottoterra c'è un mondo, c'è questo micelio, queste ife, no? che si muovono anche nei piccoli anfratti, dove per esempio una radice non riesce ad arrivare, e vanno a cercare il fosforo, no? L'azoto, altri minerali, in parte l'acqua, che cedono alla pianta per la fotosintesi. D'altra parte la pianta nel tempo si è stabilita questa simbiosi mutualistica per cui la pianta cede zucchero, no? Perché il fungo per tanto tempo pensato una pianta, no? Essere una pianta in realtà è un regno a sé, quindi ha bisogno di sostanza organica proprio come noi, forse è più simile a un animale che non una pianta in questo ovviamente. Allora, la pianta poi stabilisce relazioni con i batteri, con molti altri microorganismi che sminuzzano, no, la sostanza organica, ricedono le sostanze nutritizie e così via. Per cui quando una pianta crea queste alleanze, crea queste simbiosi, queste interazioni con i batteri, con molti altri microorganismi, è una pianta sana. È una pianta che combatte molto di più l'attacco di parassiti, è una pianta che riesce a comunicare con altre piante attraverso l'emissione di volatili, attraverso l'utilizzo di questa rete che si stabilisce sottoterra, attraverso appunto queste simbiosi con i funghi, quindi non passa soltanto materiale inorganico e organico, ma passano anche, diciamo, delle informazioni. Per cui c'è un'allerta che viene passata da un albero a un altro e quindi ci sono anche dei meccanismi di difesa che spesso vengono messi in atto. Allora, un terreno invece sfruttato, come purtroppo sono molto spesso i nostri terreni agricoli, dove magari non c'è biodiversità nel sottosuolo, crea una situazione di impoverimento dal punto di vista proprio delle specie presenti nel suolo e quindi indebolisce anche il sistema, diciamo, difensivo di una pianta in questo caso, per cui è più facile che sia attaccata anche da degli insetti, da dei parassiti, no? Da molte altre. Allora, questo ci deve far capire che intervenire in un ecosistema così complesso come quello tra l'altro del sottosuolo, che è pochissimo studiato, ci sono pochi sistemi che consentono di capire queste relazioni complesse tra gli organismi, determina poi degli effetti a volte quasi sempre imprevedibili, no? Quindi i nostri suoli purtroppo mancano di tutte queste relazioni e quindi ogni pianta è spesso più facilmente attaccabile e questo purtroppo è uno degli esempi. Poi spesso ci sono delle specie aliene, no? E su questo sicuramente puoi dire qualcosa, cioè ci sono delle specie che attaccano anche, no? Vengono importate per tanti motivi e quindi magari le piante non sono adattate a difendersi da specie che non sono autoctone, comunque non sono del territorio, no? E questo è un altro aspetto che purtroppo sta avvenendo sempre di più. Però direi che l'aspetto proprio della difesa, del meccanismo, della qualità degli ecosistemi è un aspetto che stiamo perdendo. E questa è una delle conseguenze, no? Ma ce ne sono veramente molte altre, per cui dobbiamo intervenire nella protezione anche di ecosistemi che conosciamo poco, come quello per esempio della rizosfera, così si chiama, proprio quel mondo che gira intorno alle radici, no? Quindi tutti questi microorganismi, funghi compresi, ma i batteri di ogni, ad esempio, fissatori, no? Che danno poi, appunto, rendono possibile l'utilizzo dell'azoto alle piante, a molti altri organismi, piccoli organismi che non possono essere visti se non al microscopio, ma che hanno un ruolo, pensiamo poi ad animali come il lombrico e molti altri, tantissimi insetti, che hanno un ruolo fondamentale, però vanno capiti, no? Queste interazioni vanno protette perché altrimenti poi gli effetti che vediamo sono veramente catastrofici. Sì, una vulnerabilità che degenera nel deserto, non nel deserto reale, ma nel deserto come lo immaginiamo, cioè privo di vita, cioè una
l'esposizione di un sistema complesso a un collasso che poi lascia poco. Io questa mattina ho avuto la fortuna di sostare all'ombra di una palma qui a Trani e posso dire che se avessi annotato tutte le specie che si sono manifestate, che si sono affacciate durante questa mattinata, avrei riempito una pagina, perché c'è stata ovviamente la formica, però ho visto anche delle lucertole, ho visto anche degli uccelli che non saprei adesso identificare, perché non ho la fortuna di essere un biologo. E questa pianta poi faceva cadere dei semi e quindi interagiva con il terreno, e questo è solo diciamo un'elencazione superficiale di quello che ho visto. Quindi sono tutti eventi e sono tutte cose che al chiuso di una casa non avvengono. C'è un continuo via vai di interazioni, ed è per questo che una pianta è un mondo, è un universo, non è solamente appunto quello che possiamo disegnare su un foglio quando ci proponiamo di disegnare un albero. Mi domando come tutto questo entri nel concetto di una pianta artificiale, se possiamo chiamarla così, come quella che state creando all'Istituto Italiano di Tecnologia. In realtà parte proprio dallo studio della biologia, no? Perché la robotica di cui ci occupiamo si chiama proprio robotica bioispirata, no? Cioè parte dallo studio dei principi che consentono a degli esseri viventi di adattarsi a un determinato ambiente per imitarne, ovviamente non è una copia, è una semplificazione, però per sviluppare delle macchine che possono agire negli stessi ambienti al servizio dell'uomo. Allora una macchina, un plantoide come lo chiamiamo noi, cioè quindi un robot ispirato alle piante, in particolare siamo partiti proprio dallo studio delle radici delle piante, serve proprio, almeno l'obiettivo è quello, di conoscere meglio i meccanismi, cioè quello che avviene nel suolo, partendo dalla composizione, se vogliamo, fisico-chimica, no, di un suolo, per cui questo robot imita le capacità di crescita di una radice, che sono straordinarie, perché le radici devono adattarsi in un ambiente difficilissimo come quello del suolo, dove ci sono veramente alte pressioni, attriti elevati in pochi centimetri di profondità, e la pianta riesce a crescere solo perché si muove appunto crescendo, aggiungendo materiale, cioè nuove cellule nella punta più lontana dal fusto, anche dallo stelo, no? Cioè quella che noi vediamo essere la più sottile in realtà è quella che poi riesce a superare queste pressioni, e lo fa proprio attraverso crescita cellulare, poi assorbe l'acqua dall'ambiente, spinge questa punta nel suolo. Spinge la punta, percepisce l'ambiente attraverso proprio delle capacità sensoriali e cresce andando verso, per esempio, l'acqua o l'azoto, il fosforo, evita degli ostacoli, evita delle sostanze pericolose. Allora il nostro robot si muove in maniera analoga, ovviamente è un artefatto per cui è fatto di materiale artificiale, però l'obiettivo è proprio quello di fare una macchina autonoma che si muove nel suolo alla ricerca di acqua, di azoto, di fosforo, no? Monitoraggio di sostanze che possono dare un'idea di quello che avviene sotto i nostri piedi, no? Proprio per cercare di comprendere meglio, ovviamente è soltanto un piccolo, no? Per ora va sviluppato ancora di più, però è un aiuto in questa prospettiva, no? Cioè nel conoscere meglio questo ambiente fondamentale, quindi aiutando nell'agricoltura, ad esempio. Cioè è ovvio che noi dobbiamo andare verso un'agricoltura più sostenibile, dove dobbiamo ridurre l'uso di acqua, l'abuso di sostanze, no? Fertilizzanti, pesticidi, quindi si sta andando nell'uso di tecnologie per dare informazione di quando effettivamente serve usare queste sostanze. Quindi questi robot aiutano proprio nel monitoraggio ambientale, nell'agricoltura, cioè nel muoversi nello stesso ambiente di un organismo vivente come la pianta. Professore, approfitto della sua presenza, perché è così interessante quello che stanno facendo all'Istituto Italiano di Tecnologia? Lei si è occupato di conservazione, di osservazione dei sistemi di conservazione degli habitat. Che cosa le viene in mente in termini di applicazione di una tecnologia di questo tipo? Che io
Insomma, quello che immagino è che una buona tecnologia associata a un cambiamento di paradigma è quello di cui abbiamo bisogno. Cioè, proprio questo esempio qui, secondo me, che adesso è stato tirato fuori, usiamo delle tecnologie nuove per utilizzare poi in maniera più intelligente l'acqua di cui abbiamo bisogno, avremo bisogno, perché se dobbiamo sfamare 7, 8, 10 miliardi di persone, sicuramente ci vorrà dell'acqua per irrigare dei campi. Riuscire a farlo utilizzando bene una tecnologia che ci permette di evitare sprechi, di non affaticare inutilmente le falde idriche quando non è necessario, perché oggi molta acqua che viene usata nell'agricoltura o in altre cose è sprecata, e quindi ecco che tecnologia nuova, cambiamento di paradigma, cioè dobbiamo interiorizzare, questo è quello che un po' la crisi ambientale ci dovrebbe aver insegnato, il fatto che non viviamo in un mondo infinito, le risorse non sono infinite ma sono finite, e quindi non possiamo usarle come se non ci fosse un limite. Quindi io almeno quello che vedo con molto interesse in queste novità tecnologiche, che a volte ci danno delle soluzioni che ci aiutano. Chiaramente la tecnologia da sola non basta, il cambiamento di paradigma da solo non basta, cioè le due cose si intrecciano fra di loro, e questo... C'è un'illustrazione che è una fotografia dentro il libro di Barbara Mazzolai, che è questa pianta vestita di questi dispositivi che, se ho capito bene, fanno la fotosintesi. Cioè, che cosa accade, cosa succede in questa pianta che si vede nel libro? Allora, non fanno fotosintesi, anche se ci sono dei gruppi nel mondo che stanno provando a imitare la fotosintesi, quindi a creare proprio la fotosintesi artificiale. Nel nostro caso l'obiettivo è quello di produrre in realtà energia, perché proprio recentemente, un paio di anni fa, abbiamo scoperto per puro caso che stimolando, cioè battendo meccanicamente le foglie naturali con delle foglie artificiali fatte di specie di siliconi, no? Quindi molto morbide, si creano delle cariche sulla superficie, che vengono compensate da cariche di segno opposto, e queste cariche noi le sfruttiamo per alimentare delle luci, dei sensori, no? Dei piccoli dispositivi. Quindi l'obiettivo è proprio quello di fare degli ibridi con delle foglie naturali, no? Quindi sfruttare le foglie che già esistono sulle piante, coprire alcune di queste con delle foglie artificiali e, mosse dal vento, anche con una semplice brezza come questa, produrre energia, che quindi è un'energia ovviamente pulita e che può essere utilizzata, ora è ancora in fase sperimentale ma stiamo ottenendo veramente dei buoni risultati, anche in zone per esempio remote per il monitoraggio ambientale, proprio perché partiamo da dei sensori, alimentiamo umidità, temperatura, delle piccole luci, e poi se siamo molto bravi a sfruttare bene questa energia potremmo davvero anche alimentare dei piccoli robot o comunque delle macchine un po' più complesse, sfruttando però qualcosa che è già in natura, no? Quindi è questo che ci interessa. Ovviamente prima che sia efficiente, totalmente efficiente, passeranno degli anni, però stiamo studiando anche da un punto di vista biologico, perché abbiamo notato che questa energia si crea anche quando le foglie tra di loro si toccano. Non abbiamo idea da un punto di vista biologico se sia un segnale che comunque per loro ha un'importanza, e quindi anche questo è oggetto di studio, no? Perché cioè ci si interessa. Passano un, cosa? Un segnale elettrico. Cioè si genera, sappiamo che nelle piante il segnale elettrico è una modalità di comunicazione, quindi si creano proprio delle specie di potenziali d'azione, no? Simili a quelli che avvengono anche nelle nostre cellule, nelle cellule nervose, e ovviamente loro non hanno neuroni, però c'è comunque questi potenziali d'azione che propagano nelle strutture delle piante quando ad esempio una pianta è attaccata da un insetto, oppure semplicemente viene stimolata, no? Oppure anche misura di un movimento endogeno della pianta. E questo lo stiamo misurando noi, lo stanno misurando molti altri scienziati, no? Studiosi delle piante.
Questa è un'altra cosa, non sappiamo se ha effettivamente un ruolo anche in biologia, cioè il fatto che delle foglie toccandosi generino dei segnali elettrici, non sappiamo se sia anche un contenuto, un'informazione che loro passano da una parte all'altra della pianta, questo è totalmente sconosciuto. Lei ha la sensazione, perché stiamo raccontando un viaggio che è iniziato, che ci porterà lontano, ma lei ha la sensazione che il fatto che finora i suoi colleghi si siano dedicati a costruire dei robot umanoidi e che adesso invece siamo passati a quelli che lei ha chiamato plantoidi, lei ha la sensazione che il percorso sia lineare, cioè che sia stato giusto, naturale, logico, corretto iniziare da un'imitazione dell'uomo, della nostra specie, per poi passare alle piante, oppure c'è stato un movimento di questo tipo? Ma perché non ci abbiamo pensato prima a lavorare sulle piante? Perché costruire un robot, per lei che è biologa e ingegnere, è un modo per conoscere il sistema che si va a riprodurre. Allora, non è stato lineare perché purtroppo, e l'ho vissuto sulla mia pelle, cioè quando ho iniziato a proporre ormai 10 anni fa le piante come modello in robotica, c'è stata proprio un'avversione da parte dei colleghi, perché la pianta è sottostimata, no? Non è valorizzata anche dal mondo scientifico, no? Quindi il fatto che io proponessi una pianta per un robot che tipicamente si deve muovere, cioè un robot è una macchina che ha una capacità di movimento, deve percepire l'ambiente, un grado di comunicazione, un certo livello di intelligenza, non poteva essere un modello, no, a quale ispirarsi. Il problema è proprio che non è questa la visione della pianta, cioè le piante si muovono continuamente, lo fanno attraverso la crescita, lo fanno attraverso altre capacità di movimento, comunicano, percepiscono l'ambiente, quindi è esattamente invece un modello per la robotica, tra l'altro ovviamente utilizzando poi queste macchine negli ambienti stessi dove si muove magari anche una pianta. Per cui è, ovviamente l'umanoide è simile a noi, no? Quindi l'obiettivo tra l'altro è ambizioso ma lodevole, perché si sviluppano ormai umanoidi da 30 anni perché l'obiettivo è quello di realizzare delle macchine che ci possono aiutare anche in un contesto domestico, nell'assistenza, no? Quindi vengono utilizzate anche per studiare lo sviluppo del cervello, no? Quindi ci sono degli studi scientifici sull'umanoide assolutamente molto interessanti, e quindi è più, in qualche modo è qualcosa che accettiamo di più perché è simile a noi. Invece studiare delle specie, addirittura dei regni così lontani dal nostro, è molto più complicato. Però paradossalmente, utilizzando questi robot, riusciamo a capire anche meglio come funziona, per alcuni aspetti, ovviamente non tutti, come funziona una pianta, ad esempio come una pianta interagisce con il suolo, no? E abbiamo fatto dei test proprio utilizzando i nostri robot, spingendo un robot, una radice robotica dall'alto, facendola crescere dalla punta, e vediamo che nel secondo caso il robot è molto più efficiente energeticamente e va più veloce. E in qualche modo quantifichi un fenomeno, per cui parlando anche con dei biologi delle piante dicono effettivamente è vero, non avevamo mai pensato che questo era il motivo per cui una radice cresce dalla punta, perché deve superare delle pressioni perché altrimenti non riesce a muoversi, no? Quindi la robotica è anche questo, è uno strumento di conoscenza. Professore, sì, prego, prego. No, pensavo, ma perché appunto in questo dialogo, che di conoscenze del mondo biologico ne abbiamo un gran bisogno, perché in realtà conosciamo meglio forse il mondo fisico, il mondo astronomico, quando appunto si chiede ai biologi ma quante specie esistono sulla Terra o così, non lo sappiamo dire, non solo non lo sappiamo dire, ma non sappiamo neanche dire l'ordine di grandezza, che è un po' più inquietante, per cui secondo alcuni sono 5 milioni, 20 milioni, 30 milioni, qualcuno ha detto no, forse anche se le consideriamo in questo modo dovrebbero essere 100 milioni, per me è un margine di incertezza mentre agghiacciante se lo confrontiamo al fatto che sappiamo, siamo riusciti a mandare degli strumenti ad agganciare una cometa che progettando il tutto con 20 anni di anticipo o qualcosa del genere, insomma... Sicuramente cercare di studiare appunto il regno vegetale, che conoscevamo poco, è vero che in questi 10 anni dicevamo sono emerse delle scoperte che stanno cambiando, io credo che
fra 50 anni si dirà, ok, quello è il momento in cui la scienza della vegetazione è cambiata, cioè della botanica è cambiata, perché effettivamente quest'idea che esista anche un sistema di comunicazione fra le piante, di coordinamento, di risposta agli stimoli, così, insomma, non, a noi non lo insegnava nessuno, e se qualcuno l'avesse detto, forse i professori di botanica ci dicevano, siete dei pazzi, cosa state pensando? Quindi questa sensazione che noi profani abbiamo è reale, cioè quando ascoltiamo storie di piante che pensano, lo dico in maniera così sintetica e giornalistica, quando abbiamo la sensazione che tutto questo sia nuovo, quando abbiamo la sensazione nessuno ce l'aveva detto, una sensazione corretta. C'è una parte di novità sicuramente. Poi Antropocene, il concetto ha il sapore di un epilogo, nel senso che sembra di percepire come se si tratti dell'ultimo, non dell'ultimo capitolo in ordine di tempo, ma del capitolo finale di una certa evoluzione, e finora la descrizione dei fenomeni si accompagna alla descrizione di una prospettiva inquietante, cioè quella in cui non sia possibile controllare delle dinamiche di cui siamo responsabili. Quello che però abbiamo appena ascoltato, professor Padoa-Schioppa, sembra suggerire invece la possibilità di arrivare, di agganciare, così come abbiamo agganciato la cometa, di agganciare un fenomeno che è velocissimo e che sembra inafferrabile. Sull'antropocene, che non sappiamo quando è iniziato esattamente, però nella prospettiva diciamo dei geologi è iniziato relativamente recentemente, ecco, in questa prospettiva lei pensa che l'antropocene possa cambiare di segno, cioè diventare una vicenda dal sapore di salvezza, dal sapore di soluzione? Lei pensa che antropocene debba necessariamente essere associato invece è una dinamica incontrollabile? Ma dunque è una dinamica, diciamo, non incontrollabile. In realtà la controlliamo benissimo, la stiamo facendo noi, e certamente, come dire, a me personalmente non piace molto una narrazione un po' che tende a dire con questo momento poi finire, la storia della Terra finirà. Non è così. Non penso proprio che sia così. È un momento nuovo nella lunga storia della Terra, perché appunto non è mai successo che una specie da sola cambiasse tutto, che insiemi di specie modificassero. Lo ricordavamo poco prima, gli organismi fotosintetizzanti hanno cambiato l'atmosfera della Terra, peraltro diffondendo un gas, l'ossigeno, che allora per gli altri organismi era un veleno molto efficace, quindi hanno cambiato l'atmosfera, ma quindi anche la biologia della Terra. Però questo è avvenuto in tempi lunghi, in un insieme di organismi, stessa cosa i batteri azoto fissatori hanno permesso poi agli altri questo. Il fatto che questa cosa ha una storia di circa poche decine di migliaia di anni, perché alla fine di questo stiamo parlando, e non ci siamo mai trovati in questa situazione. L'esempio, l'immagine che spesso rende bene l'idea sono le ricostruzioni della paleoatmosfera che fanno i glaciologi, che vanno a carotare i ghiacci della Groenlandia o dell'Antartide, sono andati a ricostruire la storia dell'atmosfera fino a più di un milione di anni fa, quindi molto prima che comparisse Homo sapiens, e si vedono i cicli della CO2 che aumentano. Adesso, nell'ultimo, ma se stiamo guardando un arco di milioni di anni, appunto, e noi siamo proprio la parte finale di questo grafico, si impenna improvvisamente e raggiunge qualche cosa. Questo è il segno di preoccupazione. Non scomparirà il mondo biologico se noi non rallentiamo la crisi climatica e anche l'estinzione di massa.
noi ci troveremo in una situazione molto inquietante, dove non è detto che scompariremo neanche noi come Homo sapiens, ma quello che possiamo prevedere è un mondo molto meno gradevole dove vivere, perché ci saranno gruppi di umani che potranno difendersi dalle temperature altre, altri gruppi che cercheranno in tutti i modi di accedere a quelle risorse che gli permettono di vivere. Non credo che sia una prospettiva eccezionale avere un'umanità che si dilania per cercare di acquisire questo e così via. Per cui ecco, non vedo necessariamente la fine del mondo lo dobbiamo perseguire. Abbiamo delle discussioni anche nel mondo della scienza, nel senso che veniva detto che è un'ipotesi verosimile, ma non abbiamo abbastanza dati. Adesso i dati ci sono. Sono lì di tutto. Salve. C'è sempre quello consenso scientifico in questa direzione, oramai unanime, e chi lo mette in discussione al momento non ha portato nessun dato vero per dire no, vi sbagliate. Quindi i dati ci sono. Una serie di soluzioni, sia come cambiamenti di paradigma, quello che dicevamo prima, non è mai successo che ci fossero movimenti di giovani che chiedono prendetevi cura adesso perché poi il mondo meno vivibile lo avremo noi. Per dire, questo ha cambiato l'agenda dei politici di tutto il mondo, in un modo o nell'altro. Ci sono delle soluzioni tecniche come e tecnologiche, come ci ha appena raccontato, che vent'anni fa erano inimmaginabili, per cui abbiamo le cose per poter fare qualcosa, bisogna intraprendere il percorso, ecco. Sì, il libro di Barbara Mazzolai è anche molto è fonte di ispirazione, per esempio, per quanto riguarda gli appelli ad agire perché avvengano dei cambiamenti. Il problema che io posso di che cosa sia più produttivo, più utile da fare nel momento in cui ieri ho fatto l'errore di dire per l'ambiente, in realtà l'ambiente non è da qualche altra parte, per noi dovremmo imparare a dire. Ma allora, non c'è un'unica cosa che possiamo fare tante. Allora, innanzitutto imparare, questo lo dico anche per, no, lo dico soprattutto a noi che lavoriamo in questo campo, nella ricerca, nella scienza, capire che affrontare il problema del cambiamento del clima, ma in generale degli ecosistemi naturali, no, di come funzionano, come sviluppare delle tecnologie in questo senso richiede innanzitutto anche il modo di fare ricerca, chi studia le varie relazioni, perché altrimenti se poi quella tecnologia dopo 10 anni ha avuto un impatto, sono la soluzione, se ne parlava anche prima, magari è una soluzione per un problema, ma assolutamente devi andare a vedere poi come smaltirai quelle batterie. Quando proponiamo una soluzione la dobbiamo proporre avendo consapevolezza. No, vai. No, scusa, come dicevamo anche
per famiglia o qualcosa del genere. Allora, tutto messo insieme ci aiuta. Quindi l'educazione funziona, cioè che sembrano, no? Ma ovviamente è a lungo termine, perché adesso hai un bambino che poi sarà un adulto, ma quello è il futuro. Allora non possiamo pensare adesso di aver creato tutti i problemi che abbiamo creato e domani abbiamo la soluzione. La soluzione va costruita pezzo per pezzo, la tecnologia deve dare una mano. Sia, io credo molto anche nel fatto che anche l'analisi dei dati, anche l'intelligenza artificiale aiuterà molto in questa direzione, però poi vanno formate le persone, no? Perché la macchina va usata, niente, no? Quindi ci deve essere anche un ecosistema umano, amato, capisce come che noi siamo una di specie e che poi tra l'altro rispetto al senso che ci danno la vita, quindi è un paradosso. Posso provare a tradurre, ma male, quello che è un buon modo di cominciare guardando, a lavorare. L'osservazione, come funziona un bosco, sentirsi parte, no? Sembrano discorsi, cioè la tecnologia è uno strumento di conoscenza dove però c'è l'uomo come artefice. Aggiungo anche questa cosa, che non c'è una soluzione uguale per tutti, cioè hanno tutte a posto. Io ho avuto una fase della vita in cui ho potuto permettermi, pur spostando così, ma il treno inquinante lo potevo fare e l'ho fatto, possa fare, che non vuol dire che è sbagliato chi sceglie di non farlo, eccetera. Sicuramente il messaggio per esempio di Greta Thunberg che non vola non è che tutti in assoluto non devono volare, però ci costringe a pensare bene, ma io cosa posso fare? E magari è qualcosa di diverso. Qualcuno sceglie di adottare una dieta vegetariana perché ha la consapevolezza di che cosa rappresentano gli allevamenti estensivi dal punto di vista di impatto ambientale, eccetera. Qualcun altro invece, non so, seleziona con molta precisione, giusto per restare in tema alimentare, il pesce che mangia e si assicura che sia pescato in maniera sostenibile. Non è detto che tutti debbano fare la stessa cosa, ecco, questo secondo me è un tassellino in più che possiamo aggiungere, cioè acquisiamo consapevolezza più ampio spettro possibile e poi cerchiamo di capire cosa veramente possiamo fare noi in maniera realistica, e credo che questo possa dare comunque un contributo. A proposito di promozione della conoscenza, ho visto lei intervenuta su Radio 3 per raccontare di come si aiutano le ragazze afghane a continuare a studiare. Cosa ci può raccontare? Qual è stato il vostro contributo in questa battaglia? Ma è stata una storia interessante, perché queste ragazze appunto facevano robotica, no? E avevano tra l'altro vinto anche una competizione, avevano fatto dei robot con materiali riciclati, con copertoni delle macchine, quindi anche questa storia è bella, no? Perché ti fa capire che quando c'è una motivazione forte, tra l'altro in un ambiente insomma non proprio riuscito, invece avevano portato anche in America il loro risultato, i loro robot, avevano vinto una competizione, diciamo, e però sono riuscite a fuggire. E è stata per loro una bella storia, nel senso, per quanto possa essere bello, no?